Bentornati sul mio secondo canale. So che ieri è uscito un episodio di Pokémon, ma dato che non avevo registrato un cazzo di niente, ho pensato perché non terminare la registrazione di 4 ore e mettere l'ultimo episodio di quella specifica registrazione. Come ho già detto, infatti, gli ultimi 3 episodi sono stati registrati tutti in una sessione di gioco, per questioni di tempo e per questioni di comodità. Avendo l'ultima parte da dovervi far vedere, ho pensato, vabbè, la metto oggi perché altrimenti avrei lasciato un buco. Probabilmente questo video anche oggi uscirà in ritardo, perché sono le 2 ore. Prima di iniziare lasciatemi un like e un commento. Nei commenti fatemi sapere che ore sono anche oggi. Vabbè, quelle cazzate. Vi ricordo che potete abbonarvi, vi ricordo che potete donare con il super grazie. Fatemi sapere se vedete sotto il tasto per il super grazie, perché non ne ho idea. Detto questo, vi lascio il video. Sto castello sembrava molto più semplice, in realtà è lunghissimo. Ok, le classiche cose del team. Ah, bene, ottimo. Ho fatto una cazzata. Classiche cose dei castelli del team Rocket, va bene. Ma vorrei prima prendere lo strumentopolo. Strumentopolo preso. Questi che sono? Non lo sapremo mai. No! Oh, a tremboli. Godo. Tutto questo per un revitalizzante di merda. Vai sopra. Oh merda, di nuovo. Vai, 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 vai. No, puoi andare qui? No, è totalmente inutile. Ti prendi quello strumento, con calma. Mannaggia ti... Cura totale. Ci sta buono. Allora, sono obbligato? Letteralmente va bene. Ok, nuova cosa. Quindi alla fine chi c'è alla fine del castello malato? Oh merda. Ok, è stato semplice. Per pozione, altra lotta come sempre che possiamo skippare perché saranno due Pokémon inutili che verranno one shottati. Anzi, non ve la skippo per farvi vedere quanto sono stupide queste lotte. Ci sono delle lotte stupidissime e poi arriva Gesù Cristo che manda il suo Pokémon migliore, Dio. Entriamo nella porta, abbiamo capito che è inutile tornare indietro perché tanto comunque ci manderà lui indietro all'infinito. Cazzo è? Oh no, è Trunks del futuro? Non sembri uno del team gay gay? Mi chiamo Cyrus, Miley Cyrus, ho una domanda per te. Il mondo in cui mi trovo è il mio nuovo mondo, vedi? Li hanno tipo rapiti, non capisco. Non saprei, coglione, non saprei. Verto una forte determinazione a proteggere quello in cui credi. Ne deduco che nemmeno questo è il mondo che cerco. Usando il potere dei Pokémon che controllano il tempo e lo spazio, ho creato un mondo perfetto in cui non esiste lo spirito. Ci stanno mandando contro tutti i Pokémon leggendari che esistono sul pianeta. È stato risucchiato da un'ombra. Cos'è un Pokédex? No, è Rotom. Vedi che ve fa botte. Ma anche tu possiedi uno spirito. Non posso più fermarmi. Eliminerò lo spirito. Una cosa vaga e incompleta. Anche da questo mondo lo renderò un mondo perfetto. Sicuramente anche lui era un villain di qualcosa, ma non mi ricordo. In questo momento il mio cervello sta fumando. Sono esattamente 2 ore e 52 che registro i Pokémon. Altra lotta impossibile da affrontare. Team Galassia. Undum, incrocolpo. Impossibile attaccare prima. Mandalo al creatore, ti prego. Ok, lo manda al creatore. Weevil, lancia fiamme e lo bruci. A meno che lui non ci massacra, ma non ci manda al creatore, ma lo mandiamo noi a lui al creatore. Va bene, 2 morti. Honchcrow. Questo già è più un tumore, in realtà manco troppo, perché noi decidiamo di farsi massacrà. Attacchiamo prima noi, va bene, un po' di danno glielo fai, va benissimo. Erpuma è da ter tuo. Manni Jessico, perché ovviamente fulmine è ciò che cerchiamo. Fulminalo. Aeroattacco. È avvolto da un avvento di fica. Aeroattacco è l'attacco più forte che esiste nel gioco. Ma non glielo facciamo fare. Fulmine morto. Me ne mancano solo 2. Minchia, comunque farmi esperienza con una velocità che non ha senso. Di nuovo Crobat, ce l'hanno tutti tranne me. Gli puoi fare di nuovo fulmine. Veleno croce. Merda, il Gesù Cristo ha avvelenato. Non ci avvelena. Noi dovremmo mandarlo da Tyler. Lo mandiamo da Tyler. Ultimo Pokémon che sarà Dialga. Palkia. Dialga. Ottimo. Buono. Che è debole questo coglione. Acciaio drago. Ha un cazzo di niente, letteralmente. Lotta terra. Prova a fargli sotto carica e poi fulmine per togliergli un po'. Fragor tempo. Cioè, abbiamo comunque lottato contro Kyogre, Groudon, Dialga. Fra poco Palkia. Tu mi dici lotta terra. Io te mando merdone terremoto. Se ci fa attaccare. Dialga al 67, forse è un problema. Terremotalo. Non può shottare tutto. Ok, deve ricaricarsi. Lo mandi al creatore con una mossa? Non ci credo neanche se lo vedo. Non lo fai, ma li levi abbastanza. Tu lo rifai perché sei matto, qui nella testa. Tra col tempo, vabbè, ma tanto più... È morto? Va bene, è morto, ok. Come godo, come godo. Dialga se ne va. Senza proferir parola, senza potere nulla contro merdone umilia Dialga. L'avreste mai detto? Io sì. E intanto si livella, si va avanti. Ma Cyrus è andato. Perché riesci a stabilire un legame emotivo coi Pokémon? Sei forse gay? Rotom, ma che cazzo fai? Gaetano è buono con tutti. Ma te ne vai, ma vai via. Non temere Rotom, non farò niente al tuo mondo. Tornerò al mondo perfetto che ho creato. Eccoti la chiave. Dammi la chiave, coglione. Galachiave. Questo ci apre la porta di Galagor.
non è vero, non esiste. Puoi usarla nel dispositivo sulla parete alle mie spalle. Aprirà la porta a specchio. E scusa, è dal lato destro che c'è? Adesso lo andiamo a vedere però. Utilizza la chiave. Aperto metà specchio. Ah no, aperto lo specchio. Ah no, forse però dall'altra parte si attiva il teletrasporto a questo punto. Perché noi sicuramente adesso prendiamo il teletrasporto giallo. Lo metti, lo prendi. Ti ritrovi qua, quello è lì da minuti. Te ne vai a destra che ci saranno le stesse identiche cose. Prendiamo il teletrasporto. A questo punto andremo di là a sconfiggere Palkia. Allora, statue che si spostano. Che cazzo? Ah, oddio, no. Ah, le statue. Ah, no, le. Ah, sono le statue. Quelle, certo. Ma. Sì, premilo. Ok, sei gode. Ah, quindi semplicemente basta fare così, eh? Molto semplice, dai. Forza Roma Calcio. Sei gode. Quelle frecce a terra allora che servono? Non ne ho idea. Allora, già è labirintica la situazione. Intanto prendi questo strumento che non lo puoi prendere. C'hai ragione, scusa. Ma raccontami! Gira questo coglione. Ok, poi vai qua e giri questo coglione. Ok. Va bene, prendi. Porco di. Premi questo. Una cosa per volta. Sai che c'è questo strumento? Io mi sparo! Allora, gira questo. Gira questo. Gira questo. Ma sai che c'è? Con lo strumento rimane bene là. Voglio massacrare. Vai qua, giri questo coglione. Ok, e poi tranquillamente andare sul teletrasporto. Sempre più complicati, mi fa piacere. Allora, secondo me questo è da girare. Va bene, puoi riprenderlo senza problemi. Porca madonna. Con calma, sicuramente è da girare. Per forza, perché sennò non puoi fare niente, quindi lo giri. E una volta che lo giri fai questo. Vai qua. Quello ti interessa? Sì. Giri e guarda in basso adesso. Ok. Qua ci puoi andare. Giri questo perché sennò non puoi entrare nel teletrasporto. Va benissimo. Quello è interessante. Quello è interessante, ma in realtà non ci frega un cazzo. Perché fai giro largo, fratello. Ciao. Lo fai girare. Lo fai girare. Lo fai girare. Se siamo visti, dai. Divertiti, coglione. Lasciamo tutti questi strumenti, non mi frega niente, li compro, sono ricco. Le solite due reclute inutili, revitalizzante max può essere utile. Dato che lui ci avrà Mac come primo. Ok, lasciamo un merdone. Manco a dillo, no? Nessuna difficoltà per Gaetano. Che la porta a casa, di nuovo. Fammi curare però. Ma non ti vorrei dire che è l'ultimo scontro, ma potrebbe essere. Ci sarà l'altro compare che non mi ricordo come si chiama, ma è lui. Coppalchia. Ah, è coso, certo. Mister Barbuto. Che si impegna, ma alla fine lo prende il culo. Elisio, quanto mi sei mancato. In realtà zero. Avevo appena attivato l'arma suprema per spazzare via tutti gli sciocchi che non avevano aderito alla causa del Team Flare. Ma proprio in quel momento sono stato avvolto da una luce accecante. Mi sono ritrovato in questo mondo. Li hanno rapiti tutti, ma hanno riunito tutti questi super giganti personaggi. Uno ti permetterà di proseguire, l'altro attiverà l'arma suprema e distruggerà il mondo. Beh, ovviamente attiverò quella a destra. Ma come scegli quale vuoi premere? Posso scegliere di terminare il pianeta? Vuoi premere il pulsante rosso? Sì. Distrugga il pianeta? Non sei tu il prescelto. Distruggerai tu stesso il mondo che avresti voluto proteggere. C'è ancora un po' di tempo prima che l'arma entri in funzione. Premendo l'altra pulsante potresti fermarla. Se invece scusa un attimo, mo lui vuole fa botte, ma se io faccio. Se io premo l'altra cosa, che alla fine è quello che farò. Salvo il mondo, ma facciamo a botte uguale. Non sei tu. Ma come non sono io? Ma come distruggerai tu stesso il mondo? È la stessa cosa. Bisogna fa botte. Beh, ovviamente non è che ci interessa qualcosa, perché lo massacreremo. Alla fine lui avrà Palkia, lo massacreremo Palkia, quindi c'è. Elisio. Non credo che comunque mi dia la possibilità di distruggere il pianeta. Sarebbe strano. Preccialo. Beh, calcio in volo, beh. Mi sono rotto anche il cazzo de fa botte, raga. Ve lo dico con estrema sincerità. Manda Zanno. Fai etere lama e mandalo al creatore. Ah, hai evitato. Vabbè, e allora sai che fai? Gli dici ciucciami i coglioni. Carica stato. Visualizza schermo intero. Pokémon. Ordina Zanno. Merdone. Guarda qua che succede. Ho ricaricato, coglione. Etere lama a casa? Bruciapelo. Ah, tentenno. Non posso attaccare. Etere lama, ma attacca prima lui. No, attacchiamo noi. Etere lama, lo mandi al creatore. Ciao, questo è un piacere. Prossimo. Ahmed ormai ha fatto dei livelli insensati. Piroar, che bello. Tifone, lo confondi. Lui si colpisce da solo e si uccide. Ah, non lo puoi confondere. Buono. Considerando che è letteralmente la caratteristica della mossa. Etere lama lo mandi al creatore? Etere lama lo mandi al creatore. Stanno al 68 ed è GG. Hunchcrow. Guarda, te dico, Pokémon Mannagessico. Ce ne frega un cazzo. Fulmine. Ah, certo. Mi dimenticavo. Porco te. Manna Jake. Vediamo se riusciamo a fare un attacco più prima di lui, Gelo pugno. No, onda calda. Super efficace, morto. Oh, non sono morto. Mi dispiace. Coglione, muori. Gyarados. Rifai gelo pugno, ma tanto ci massacra. Che ha fatto? Ah, super mossa del creatore gigante. Si evolve in mega Gyarados. Ah, si gode, dai.
A posto. Questo non lo tiri giù neanche a cazzotti. Lui ha le mega evoluzioni comunque, giustamente. Sai che ti dico? Guarda, purtroppo devo mandare a Med. Posso dire che questo castello è molto più difficile della... della Lega. Schermaglia super efficace, lo mandi al creatore. Si gode. Se questo era il tuo Pokémon migliore, bro, ce l'hai nel culo, te lo dico. Xerneas. Ah, è la leggenda delle leggende. Aura folletto. Sai perché non li conosciamo? Perché Pokémon Y noi non l'abbiamo mai finito. Le GG. Acciaio veleno. Tu lo sostituisci, gli fai peso bomba se ci fa, se ci fa il favore di lasciarci in vita. Forza lunare. Certo, dai, va bene, ma ammazzami, dai, così se leviamo dai coglioni, dai, va bene. Mi interessa poi Iddo, proprio, sono rotti i coglioni. Ahmed, mi fai schermaglia, tutte lotte uguali. Accumula energia, non me ne frega niente. Idrobreccia, perché sei matto? Ah, Geo sborra, ci sta, morto. Ah no, aumenta tutto. Anche la possibilità di, boh, di sborrare senza essere toccato. Idrobreccia ancora, fulmine, super efficace. Creatore, diretto. Mandi Zanno. Ma perché che fai? Fai borsa revitalizzante max su Ahmed. Così gli rifai schermaglia, almeno gli levi qualcosa. Tanto non puoi attaccare nessuno. Ahmed, Xerneas, ti prego, mandaci a casa. Tanto non lo può uccidere, quindi vabbè, te pare. Mannaggia di... Allora, Erpuma, te dico, secondo me sei più veloce. Tocca che revitalizzi qualcuno. E revitalizzerai in Merdone. Salunare, ci mando al creatore. Abbiamo perso, dai. Uccidimi. Ci vediamo fra poco. Fame stupido. Se uno deve usare 3 ore e 15 della sua vita per fare questa cazzata. Ari, eccoci. Considerando il fatto che non potremo fare nulla, l'importante è fargli un po' di danno alla volta. Un po' di danno. Idrobreccia, geocontrollo, non so che è. Controlla la geografia della terra. Fin quando lo fa, tanto non fa danno. A me va benissimo perché... tanto lo curerà fra pochissimo, quindi in realtà. Forza lunare ci sciotta? Probabilmente sì. Infatti è così. Prossimo. È ovviamente impossibile che attaccheremo prima noi. Forza lunare e ci manda a da Tyler, The Creator. Bene. Jake, sai che fai? A me va bene. Tu ricordate sempre una cosa però, che io ho schermaglia. E se non te curi, so cazzi tua. Mandami al creatore, senza problemi. E qual è il problema? Te pare che adesso lui si cura? Letteralmente improbabile. Lo mandiamo dal creatore, finalmente. Ci abbandona. Fatemi finire questo castello. Elisio, è questa la forza di chi vuole proteggere quello a cui tiene? Puoi premere l'altro pulsante. Quindi frate, c'è nel senso, è una tragedia. Volevo distruggere il pianeta io, però non me l'hai fatto fare. Quindi ho creato un'arma di distruzione e l'ho immediatamente scongiurata. Quindi se tanto mi dà tanto, adesso noi andiamo di là. Guzman sta ancora con le mani nelle mani. E Elisio e quell'altro si incontreranno come gli altri due. Ah no, non succede niente. A posto, c'è stata. Strana questa roba. Gaetano, la porta specchio si è aperta. Lascia che ti rimetta in sesto, va bene. Potevo io lasciarvi solamente con un episodio di 10 minuti? Eccoci qui infatti per la parte 2 di questo episodio. Mi sono reso conto che durava troppo poco. Ho detto vabbè, registriamo un altro po' per arrivare alla soglia di monetizzazione più alta possibile. Ho finito adesso di editare e sto registrando malato. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo malato o mahalo, come te pare. Avevamo finito il castello. Negli ultimi due episodi abbiamo sconfitto i vari boss che avevano Palkia, Groudon, Kyogre, Xerneas. E ci si è aperta la porta che ci porterà dietro il castello per trovare la madre di Lilia, perché chissà che cosa sta accadendo all'interno di questo fottuto pianeta. E allora sì, possiamo No, mi stavo giusto domandando cosa potesse essere tutto questo baccano. È il re dei re, maledizione Mufasa. Siete riusciti ad arrivare all'ultima stanza? Devo dire che mi aspettavo di meglio dai capi venuti dagli altri mondi. Vedi, loro hanno preso i capi come protezione per il capo finale. Il capo dei capi è Totorrina. Chi è lei? Dov'è mia madre, quella puttana? Madre, hai detto? Sei la figlia della direttrice? Assolutamente sì. Gheshis. Ma non era obeso? Era capo del Team Plasma, merda. Sono stato chiamato anch'io da un altro mondo, proprio come gli altri capi che hai sconfitto. Non temere, la direttrice è di là che dorme beata. E corre. No, Gheshis te dice fermate. Mi sono chiesto perché io sia stato inviato in questo mondo. Ci ho riflettuto a lungo, dici la risposta. Il mio destino è visitare gli altri mondi e liberare i Pokémon dal giogo degli esseri umani. No, Gheshis. Fidati, no. E diventare l'unico detentore del potere in tutti i mondi esistenti. Hanno riciclato la storia? Non ho nessuna intenzione di lasciarvi interferire con i miei piani. Gheshis, la prenderai nel culo di nuovo. Guarda, incazzatissimo. Preparati a incassare una clamorosa sconfitta. E io te dico, Gheshis, mi tiro due rigatoni e te rompo il culo. Do una botta dei rigatoni. Senti che musica. Ma che è, oh? Air sarcofago. No problem. Air Puma sarebbe stato meglio, ma vabbè. Te dico morso, Zanno. Non gli levi, te giuro, niente. Oh no, mummia. Intrapasso. Mummia. Ok, tentenna. Manner Puma, che gli fai mossa d'erduce. Mandalo.
al creatore. Non posso, non può. Quanta difesa? Mummia. Aiuto fuoco. Mummia. Ma che vuol dire? Ah, sono diventato una mummia. Palla ombra. Non dovrebbe essere un problema. Non lo è. Lui lo curerà. Noi gli rifà mossa derduce. L'ha ritirato. Ma che è sta musica? Oh, ma dove sono? Davanti a Minas Tirith. Bisharp, cazzi tuo. Raga, braccio teso. Non gli levi niente, ma tanto adesso gli famo un lanciafiamme. Dai che so curioso di sapere come prosegue la situazione. Perché ci sono tutti questi cazzo di guardiani? Bisharp è andato. Chi è il suo leggendario? La fica? Buffone. Potremmo mannare Jake. Prova incrocolpo. Il buffone è normale, no? Ricciolata? No, la Tony F move. Ma hai copiato i... Oh, no, ma... Ma che fa, mummia? Va bene, Puma, non ti preoccupare. Ammanna Jake. Jake, cresci pugno. Te fidi? Non puoi essere più lento. Ricciolata. No, frate, ricciolata è la mossa più forte del videogame. Ma non può uccidere. Non può. Ok, godo. Lo devi shottare. Quanta vita c'ha? Oh no, quanta vita c'ha? È pieno di vita. Mummia. Ipertaglio. Mummia. Dici, secondo te attacca un altro cresci pugno? L'ha ritirato. Ma perché li ritira tutti questo figlio di puttana? No. No, ma se non me lo facciamo. Guarda che sfiga di merda. Bastardo infame. Curalo. Iperpozione. Non può fare nessuna mossa che ci sciotta lui. Palle ombra. Nessun problema. Lo reggi. Altra iperpozione. Siamo pieni. Occhio che lui me leva sempre di più adesso, Ortacci tua. Altra iperpozione. Fuoco fatuo, va bene, ci scotta, nessun problema. Guarda, secondo me qualsiasi cosa gli fai, lo sciotti. Gelo pugno, se gode. E Naruto si leva dai coglioni, via dal cazzo, stupido. Ancora il buffone. Impossibile che attacca prima lui di noi. Cresci pugno di nuovo. Ma frate, non puoi usare sempre ricciolata. Siamo morti. Mannaggia Giuda, ladro. Mummia, temerarietà. Mummia. Allora, mandi a Med, schermaglia. Ah, Muffalant è morto. Merda, adesso chi manda però? Manderei comunque a Med, nel dubbio. 4 contro 2, a Med è tuo. Totalmente tuo. Lo stiamo umilando. I Dragon. È super efficace schermaglia. Che non è solo drago. Bumma! Madonna mia, che violenza, frate. Senza senso, Ahmed. Un fenomeno. Merda, ora è il suo leggendario. Chi può essere? Zekrom. Prova sanguisuga, va. Luce sburro. Cos'era? Che fa? Mi sa che ci manda. Oh. Ah già, elettro. Madonna, sì, ma che è? Goku. Goku, Goku. Merdo, è time to shine. Merdone, non ti far sciottare da questo imbecille. Terremoto. Raga, artigli. Madonna, che difesa, sì. Madonna, che difesa, sì. Neanche a parlarne. One shottato Zekrom. Te pare. Lo curerà. Non ci può shottare, impossibile. Lo cura. Raga, artigli, non può fare brutto colpo. Zekrom, torna da dove sei venuto. E per festeggiare, magno, tu ricarboni. Lo possiamo dire che il più forte è Kyogre, ma senza ombra di dubbio. Sconfitto da un allenatore, non ho finito di leggere. Ho 20k. Mannaggia avanti, che cosa succede? Sono il fondatore del team Sborra. L'unico padrone del mondo. È stato sconfitto. Mi porti da mia madre, portaci dalla madre. Oddio, che fa? No! Mi ha menato. È inconcepibile, non perdo mai, sono imbattibile. Non puoi picchiare le donne. Se ci tieni alla vita della figlia della direttrice, getta subito le Pokéball. Ma che fa, la uccide? Getta le Pokéball. Non ci penso neanche, uccidila. Non mi lasci altra scelta, saluta la tua amica, l'abbiamo condannata. Oddio, Acromio, che fai? Non sei cambiato affatto, Gechis? Ci incontriamo di nuovo, una lotta che... Una rivalità infinita fra Acromio e Gechis. Sembra che questo Gechis vi stia dando delle grane. Dico questo perché viene da un mondo diverso da quello del Gechis che conosco io. Ma chi sono? Vengono da un ultra universo. Tu saresti Acromio di questo mondo? Ah, ma sono tipo universi paralleli. Ma quindi, ma scusa un attimo, ma perché... Ma questa regione non è nello stesso mondo di tutte le altre? Perché sono andati a prenderli da un altro universo? Oddio! L'ha sduciato? No, lo rimanda nel suo mondo. L'ha rimandato nel suo cazzo di pianeta, universo, malato. Non sarà affatto facile far tornare l'Elder Paradise come era un tempo. Sono coinvolti troppi mondi diversi. Hanno inculato lo spazio-tempo. Potrei usare l'agrocongegno per far tornare tutto com'era. Dovremmo prima riuscire a liberarci dell'uomo malvagio che si nasconde nel cuore di questo castello. È Giovanni. Tutto si sistemerebbe se sconfiggessimo il capo del Team Rocket. Vado a studiare il castello, pensate voi al resto, non ti preoccupare. Andiamo. Andiamo dal capo del Team Rocket. La base del Team Rocket. Fottuto Giovanni. Sapevo che c'erano degli intrusi, ma non pensavo che si trattasse di due ragazzini. Siete riusciti a sconfiggere i capi degli altri mondi? Devo riconoscere che siete davvero abili. Siete arrivati fin qui, complimenti. Lei è il capo del Team Gay Rocket? Il Team Gay Rocket voleva conquistare il mondo servendosi di tutti i Pokémon. Ma il Team Gay Rocket è un'organizzazione ancora più grande e mira molto più in alto. Sono l'evoluzione del Team Rocket, in realtà. Giovanni, presentati. E io, Giovanni, er capo indiscusso.
un onore. No, mamma! È addormentata. Mi sto servendo dei poteri di un'ultra creatura per mantenerla in questo stato. Quando si risveglierà sarà diventata una delle mie collaboratrici più fedeli. Oh no, gli sta facendo il lavaggio del cervello. Il team Gay Rocket conquisterà tutti i mondi e creerà un esercito di UC. Ultra cazzi, merda! Per questo abbiamo bisogno della fondazione e delle sue tecnologie. Vogliono sfruttare tutto ciò che hanno in questo pianeta per conquistare l'universo. Giovanni, è il momento? Voglio farvi una proposta. Volete unirvi al team Gay Rocket? No, no dai, dico no. Giovanni, mano in tasca. Madonna che chattone. Doppia mano in tasca, vabbè. Sfidato da un moccioso. Hai un non so che di familiare, provo quasi nostalgia. È perché ti trovi sempre davanti a questi fottuti bambini. Ti farò pentire della tua insolenza. Giovanni. Che bella musica. Ductrio, Zanno, cambia immediatamente. Manna, Ahmed. Ductrio, fra levito roccia. Vabbè, non ci fa danno, ma ci rompe i coglioni e basta, va bene. Circondata da rocce. Idrobreccialo. Tempesta, fa solo mosse che rompono i coglioni, buono. Ha evitato idrobreccia, mannaggia. Merda, voi. No, guarda che sfiga di merda. Idrobreccialo. Mannaggia, oh. Mandalo al creatore. È il primo è andato, si gode. Mossa di tempesta, però caca il cazzo, Riperior. Possiamo di nuovo fare idrobreccia. Non fallire. Ah, se so tutti così, frate. A me vabbè, non lo ammazzo. Non l'ha ammazzato, non ci credo. Non ho visto causato. Fermo, fermo. Bastardo. Cioè, ha resistito una per quattro sto coglione comunque, Mana Jake. Gelo pugno. Curalo, coglione. Godo. Imbecille. Doppio gelo pugno adesso te becchi. Madonna zia. Ma quanto ha resistito. Di nuovo gelo pugno. Madonna, che difesa, no, terremoto. C'è manna al creatore. Oi, doc, pro. Merdone. Che fa, lo ricura? Impossibile. Terremoto. Ma frate, il problema del Riperior è che c'ha veramente troppa difesa. Terremotalo. Bravo. Va bene, ne puoi usare un altro tanto. Doppio attacco, lo so che lo fai. Terremoto. Ok, il terzo è nato. GG, dai. Se gode. C'avrà anche lui il mega leggendario, credo. Nidoking. La situazione non cambia. Terremoto. Non può essere più lento di lui. No, idronda. Se gode, merdone, sei un fenomeno. Non lo shotterai mai, perché non lo shotterai mai. Che ci avrà una difesa insensata. Merdone, chill. Fratello, chill, stai esagerando. Ultimo Pokémon, chi sarà il leggendario? Ah no, non ce l'ha. Ne mancano due allora. Rifai il terremoto. Surf. Surf. Questa ci manna proprio a casa. Merdone, c'è una difesa speciale che non ha senso, frate. Merdone è il Pokémon più forte che ho mai visto in vita mia. Shot anche Nidoqueen. No, non l'ha shottato. Gli rifai terremoto, tanto lo cura. Surf. Mannaggia, cazzo, mi mangio due rigatoni. Impossibile che non ne abbia un altro comunque. Ho visto male. Ce l'avrà il leggendario. Sarà uno di prima generazione. Mew, Mewtwo. Moltres, Articuno. Mewtwo! Giovanni con Mewtwo, frate. Pressione. Puoi fare determinate cose. Sacrifichi Merdone, ma con un senso. Usi un revitalizzante su Ahmed. Lo fai entrare, gli fai schermaglia. No. No, diventa Mega Mewtwo. No, sì, Mega Mewtwo. Merda. È tipo Freezer questo, frate. Cazzata Zena di Mega Mewtwo. Questo è gravissimo, era anche non molto efficace. In un modo o nell'altro questo lo tiri giù. Tu comunque gli fai schermaglia, che non è super efficace, ma dovrebbe... Ma quanto mi ha tolto rocce aguzzeo? Schermaglia. Ma questo adesso ci avrà una difesa insensata. Va bene, pietra taglio super efficace andato. Va bene. La situazione è gravissima. Prova Zanno, poi mangia il puma. Vediamo se ce la fa fare. Frate, le rocce aguzze levano troppo. Prova a fare potere Z, picchiata devastante se te lo fa fare. No, è super efficace andato. Codì, devi cacare il cazzo. No, frate, ma rocce aguzze, ma me leva un quarto di vita. Ma quanto dura? Iperschianto delle tenebre. Ma tanto non ti fa attaccare mai nella vita. Pietra taglio, super efficace, morto. Super efficace su qualsiasi Pokémon. È super efficace anche su Jessico. Vabbè, sì. Cioè, abbiamo proprio un problema. L'unica cosa che mi viene in mente da fare, sai. Guarda, rocce aguzze, si leva troppo. Cioè, devi giocare revitalizzante a Med. Pietra taglio, super efficace, morto. Ma siamo finiti, non possiamo fare niente. A meno che schermaglia non fa brutto colpo, ma non lo farà. Siamo morti, dai, Gigi. Guarda quanto mi ha levato, sì, ma te pare, ma è normale secondo te? Schermaglia, ma siamo morti, no? Non puoi fare niente. Porco di... Pezzo di merda. Ari, eccoci, ci abbiamo tre Pokémon. No, quattro, Erpuma, Med, Zanno e Jessico. Boh, quello che tu puoi fare è una cosa molto semplice. Prova a fare braccio teso, tanto lui si trasforma adesso. Lui diventa Mega Mewtwo gigantesco sborra. Diventa Freezer forma finale. Tu gli fai braccio teso che non sarà mai più super efficace. Perché attacca lui? Ma perché ha terremoto? Anna Med, sì, ha mori perso. Mewtwo imbattibile. Ma se io faccio potere Z, bozzolo fatale, no, però non me la considera come schermaglia. Vabbè, fai schermaglia. Ha perso tanto, sì, non è che poi fa tanto. Usa schermaglia, ma non gli levi niente. Pietra taglio, super efficace. Morto. Oddio, passo indietro. Oddio, fermi tutti. Super efficace volante, ma lui farà pietra taglio. Non siamo mai più veloci dei Mewtwo. Guarda come te la giochi. Ricarica totale su Ahmed. Te la giochi così. Lui ti fa pietra taglio che non può assolutamente fallire. È impossibile. Però abbiamo capito una cosa. Che Ahmed non muore. Gli rifai schermaglia. Tutto questo sperando che non lo curi mai.
Se fai brutto colpo vada sogno. Mai nella vita. Pietra taglio ma non muori. Non muori. Torni indietro. Perché sei pazzo. A momento, frate. Godo, coglione. Mandi Jessico. Lui ti rifà pietra taglio. Ma se lui comunque c'ha pietra taglio e terremoto. Mewtwo. Guarda, neanche servirebbe in realtà fare una ricarica totale. Ma noi lo facciamo perché non si sa mai. Sempre sua med. No, l'ha usata anche lui. Poi rocca sotto carica, ma siamo morti. Mannaggia la madre. Siamo persi. Ma come lo tiri giù questo coglione di merda? Schermaglia di nuovo, ma non gli levi niente, zie. Lui non muore. Tu che puoi fare? Ma tanto è andata. Non puoi fare niente. Chi revitalizzi, frate? Un cazzo di nessuno. Zanno? Nel meme? Tanto lui ti fa assorbi pugno. Ma che mosse so, frate? Assorbi pugno, pietra taglio, terremoto. Abbiamo perso. Dai, cozzata Zen. Vabbè, super efficace. Andato, dai. Questa seconda parte doveva durare 10 minuti, sì. Poi dici perché esco in video in ritardo. 42 minuti di rec. E aggiungi 5 minuti di video. Oddio, frate. Non potete capire che cosa è accaduto. Cerco di spiegarlo. Ho velocizzato perché mi erano morti tutti. Ho detto vabbè, mando Jessico. Era l'ultimo Pokémon. Evita due pietra taglio. Sotto carica. Fulmine. One shottato Mewtwo. Frate, Jessico umiliato Mewtwo. One shottato. Ma tu sei un fenomeno. Sconfitto. Scusate, non pensavo potesse. Stavo velocizzando per morire, per ricominciare. E invece Jessico la porta a casa da solo, evitando due pietra taglio. Sarebbe davvero sciocco da parte mia sprecare tutte le mie forze per schiacciare un ragazzino. Hai perso. Ti cedo Leather Paradise. Sappi che il mio team Gay Rocket non tramonterà mai. Ma quindi adesso abbiamo sconfitto il team Rocket per sempre? Che cos'è? È la ultra creatura che stavo utilizzando? Sta per collassare il pianeta? Perché Giovanni è così tranquillo? Per questa volta finisce qui. Spero che le nostre strade si incrocino ancora e che potremo misurarci di nuovo in una lotta. Penso che accadrà. È tornato tutto come prima. Abbiamo finito l'episodio del team Rocket. Il castello è scomparso. Acromio, la cronocongegno si è attivata e la villa è tornata quella di prima. Significa che il team Rocket si è ritirato. Distrutti! Grazie a Jessico. Che fenomeno. Ho deciso quale sarà il nuovo campo di ricerca. Quale? Alla prossima. Ma diccelo. Mamma, sei viva? Scopala prima che si sveglia. Direttrice, è viva? Ci racconti tutto? Gaetano è riuscito a scacciare il team Rocket. Devi aver corso un grande pericolo. Enorme, mamma. Neanche lo sai quanto. Mi hai salvato per la seconda volta. Te ne sono grata. Grata manchi? Vigio, ma che fai? Merda, era lì a aspettare che tutti se ne andassero per scopare la direttrice. Mi gira la testa, ma sto bene. Tu, Vigio, come stai? Sto benissimo, non si preoccupi. Madonna, incazzatissima Lilia. Vigio ha fatto una cosa terribile, signorina Lilia. L'attacco del team Rainbow Rocket deve averla scossa. Si sta vergognando. Perché si era affidato al team Rocket. Non avrei mai aiutato il team Rocket a prendere il controllo della fondazione con l'unico scopo di fare carriera. Ma come no, l'ha fatto? Mi... dispiace. E se ne va. E tutti che ridono. Gaetano comunque è monoespressivo. Non dice altro se non questo. E ora che capita? Che succede? Come prosegue il pianeta? Dove è andato Vicio? Dove è finito? Si è ritirato? Ci sono ancora parecchi scatoloni da spostare. È stato declassato a schiavo. Ne dovrà fare di strada per ridiventare capofiliale. È la nascita di un nuovo nemico. Ho qualcosa per te. Dimmi tutto, Cicè. Ultra creature ball. Gran pepite 55. Ma sono tantissimi soldi. Credo che siano i fondi con cui quelli del team Gay Rocket volevano fidanzare i loro piani. Fidanzare. Fanne buon uso. Li insta vendiamo. Cicè, vieni a darmi una mano. Va bene, arrivo subito. Sì, ma fatemi proseguire che voglio capire che c'è da fare adesso. Ti ringrazio dal profondo del cuore. Ringraziami dal profondo della fica, dai. Se un giorno deciderò di fare il giro delle isole, vorrei che tu fossi al mio fianco. Assolutamente no. Chi te sei in culo, troia. Buh. Meglio che vada. E se ne va. E come prosegue la storia? Ma è finita? Ma finirà la sta storia? Cioè, prima o poi. Che succede ora? Giovanni, ancora qui sei? Ma che vuoi? Quel ragazzino ha davvero talento. Ma doppia mano in tasca. È ora di studiare come attuare il mio nuovo piano. No, sì, ancora. E torna nel suo mondo? Torna nel suo cazzo di mondo. Titoli di coda. Episodio Rainbow Rocket. Fine. Questo significa che è fine del gioco? Hai affrontato tante difficoltà, ma adesso bisogna festeggiare, Rototò. Che devo fare? Scusate, ma io che devo fare ora? È finito il gioco? Non ho nient'altro da fare? Che devo fare? Dove devo andare? Cioè, sono libero? Non mi dite che è impossibile che è la fine. Me l'avrebbero detto, no? Fatemi sapere voi come prosegue, se devo fare qualcosa di specifico. Sicuramente quello che voglio fare è tornare nell'ultramondo per prendere i vari leggendari. Quindi sicuramente un episodio sarà così. Ma ditemi voi adesso cosa dovrei fare? Il gioco non me lo dice. Manca sta parte che vuole. È nera sta parte, sì. Tocca a Napponi? Non lo so, lo scopriremo nel prossimo episodio. Pokémon Ultrasole, non so a che ora sarà uscito questo episodio. Penso tardi. Se sei arrivato fin qui però, commenta scrivendo Giovanni, coglione. Noi ci sentiamo domani con un nuovo video, probabilmente di FIFA. Grazie mille a tutti. Ciao.